Quanto a tentativi generosi, no? Come ricostruire PC, va tutto bene. Io penso dobbiamo far tesoro di queste esperienze, perché la realtà penso che abbiamo dinanzi è molto difficile, molto complessa, anche inafferrabile. Quindi fronti ampi può darsi che si creino. Certamente noi ci andremo con il nostro bagaglio di idee, con i nostri principi, che meno male stasera sono stati espressi, però io temo che dovremo armarci di scafandri, perché le contraddizioni, l'eterogeneità siano clamorosamente grandi, ancora di più perché sebbene questo risultato referendario sia stato contro il potere, però non posso non avvertire anche rigurgiti fascisti o fascistoidi che anche nella fase referendaria bene o male si sono uniti purtroppo nel no, e la storia con tutte le varianti, se pensiamo al post prima guerra mondiale, e tante persone del popolo in buona fede all'inizio aderirono al fascismo, perché il liberalismo, l'Italietta liberale già di allora li aveva affamati e resi quelli. Quindi bisogna sempre ricordare che è brutale, ma il fascismo, quando sopraggiunge al liberalismo per i ceti popolari, non è che peggiora la loro condizione, perché adesso la guerra è tra due destre: la destra che comanda da 30 anni tecnocratica liberale e la destra nazionaliste come minimo fascistoide. Sono entrambi i nostri nemici, e quindi districarsi in fronti ampi del domani, penso dobbiamo tenere presente questi rischi che ci stanno dinanzi, cioè, che bisognerà in qualche modo correre.